pallini sono più grossi rispetto a sud. Guardate che bestie che ci sono a distanze elevate. Attenzione, queste sono distanze elevatissime. Cioè, Amatrice è questa e Norcia è questa. Cioè, là stiamo, un altro po' stiamo quasi vicini all'Umbria. Perché? Perché esiste l'effetto direttività. Anche qua, ritorniamo al modello banale. Non è che il foglio casca tutto uguale. Il foglio da un punto comincia a rompersi e poi finisce in un altro punto. Quindi, se la frattura va da sud verso nord, c'è un effetto Doppler. Per chi non sa cos'è l'effetto Doppler, è molto semplice. Se qualcuno vede una, che ne so, anche per strada o guardando la Formula 1 in televisione, vi accorgete che quando una macchina sta arrivando, sentite un rumore, tipo... Quello è l'effetto Doppler, cambiano le frequenze. Quindi, se io ho la frattura verso nord, le onde sismiche verso nord vengono schiacciate, e sono più pericolose, cambiano le frequenze. Le onde alle spalle si allargano, sono più basse le frequenze, sono meno pericolose, e quindi generano accelerazioni piccole. Guardate qua, parità di distanza, qua abbiamo una cosa insignificante, 3 quasi 4 centesimi di C, e là abbiamo 10 volte superiore. Uno dei pericoli dei miei colleghi in cui la sismicità, come notate, la sismicità di questa zona non è una specie di occhio, cioè dove termina a punta e termina a punta, ma là si è allargata la sismicità, c'è un fronte mostruoso, non è a punta. Cosa ci sta là? Ci sono un sacco di strutture, tra cui questa è famosissima, quella frattura che vedete là, quella è una faglia gigantesca nel Monte Vettore. E negli ultimi 2000 anni quell'oggetto non si è mosso, e quella è una struttura a conti fatti che potrebbe dare terremoti dell'ordine di magnitudo 7, molto vicino a 7. Per farvi capire, davanti c'è il mare Adriatico, quella faglia scende giù, poi c'è sta Amatrice qua sotto, cioè va giù e va dentro Amatrice, e quella si è mossa, e queste sono le propaggini più enormi. Anche i satelliti ci aiutano, questo è un satellite giapponese, di interferenze di quello facendo lavori di interferometria laser, e come vedete c'è un abbassamento, 300 secondi, comunque abbiamo un abbassamento massimo di 20 cm, questa zona da giù, e come vedete anche la deformazione rispecchia la sismicità. Vedete? Cioè abbiamo un oggetto a punta a nord, però un oggetto che si allarga, scusate, un oggetto a punta a sud e un oggetto che si allarga a nord. Questo è il SAR, Sentinel 1, non è completa l'informazione perché il satellite è passato qua e bisognava aspettare che passasse dall'altro lato, però penso che già abbiano pubblicato qualcosa di nuovo. E anche qua però si confermano, più che altro le forme non si possono confermare perché manca l'altra parte, però quello che si conferma è che la deformazione massima siamo sui 20 cm a portata, cioè di abbassamento, sul senso che... Ci sono anche delle cose orizzontali, ma quello è più per esperto. Sì. Per farvi così, questa è un'idea di quello che è successo negli ultimi anni in Italia, e la sismicità, a parte i terremoti storici, messi tra questi rettangolini, abbiamo la sismicità dell'Aquila del 2009, lo vedete il buco? Non c'è niente. 2009, 2016, Amatrice. Questa è Norcia 79, questa è Lunghe Marche del 97, ho chiamato col fiorito, poi abbiamo Gubbio 84, quello arancione, Pietra Lunga 2006, Parenza di Pietra Lunga del 2010, però a piccolina perché è un 3.8 al massimo, e Gualdo Ladino del 98, quello più piccolissimo, la di qua sequenza. Come vedete le lagune si riempiono, cioè la teoria delle lagune funziona, cioè dove non ci sono terremoti un giorno lo faranno. Però la teoria delle lagune fallisce miseramente perché non ti dà, faccio esempio stupido, sapete 5 zone, terremoto 1, terremoto 2, terremoto 3, terremoto 4, non è detto che ci sia il terremoto 5, probabilmente ci sarà terremoto 1, terremoto 2, terremoto 3, terremoto 4, e il 5 lo salta. Quindi a lungo termine è vero, ma purtroppo se c'hai 4 terremoti non puoi dire adesso
Allora, innanzitutto vorrei sapere qual è l'incertezza strumentale, proprio strumentale, sia sulla calibrazione, sia sulla misura, nel senso. E allora, la magnitudo, il problema invece 6.0, che in realtà che delta invece c'è? Allora, è la scatola elettrica, perché. E diciamo che sulle magnitudo che pubblichiamo noi, i tempi rapidi 0,1 sono i metri, minimo, minimo, però 0,1. E sulla localizzazione? Sulla localizzazione vi faccio. Allora, il problema è banale. Cioè, il problema è banale, tu c'hai la velocità, c'hai le distanze, c'hai i tempi di arrivo. Quindi è fisica 1, cinematica banale. Quindi, tempo d'arrivo, hai tre incognite, latitudine, longitudine e profondità. Tre incognite e bisogno di tre tempi di arrivo, tre equazioni. Però c'è proprio una grossa, che tu imponi che la velocità sia la stessa, col cavolo è la stessa. Proprio perché noi siamo tutti fratturati, c'è un bordello sia laterale, variazioni di velocità laterali, quindi noi se utilizzassimo il modello 1D, le incertezze sono dell'ordine attualmente con questo numero di stazioni siamo abbastanza mediamente su una localizzazione buona, stiamo anche 200 metri, anche 200 metri, però 25 metri di alto sull'orizzontale, sulla profondità anche un po' di più. E ti dirò un'altra cosa, più aumenti le stazioni e più tempo aumenta. Perché il mezzo, beh, certo, è totalmente la velocità non è un vettore, quindi anche aumenta, cioè, se poi una gaussiana ti si allarga sempre di più perché metti più informazioni, cioè da quello che capisco non è neanche scontato che la propagazione sia rettilinea, perché effetti di diffrazione, di amplificazione, diciamo. Quello che si fa, la cosa interessante è che poi in realtà negli anni 90, quando i calcolatori hanno cominciato a prendere sullo svento, qualcuno si è accorto che quindi ogni stazione potrebbe, quando tu fai il calcolo e fissi il punto, a questo punto ti ricalcoli i tempi di arrivo e ti accorgi che ogni stazione o vai in ritardo o vai in anticipo. In realtà quello è fisico. Facendo un'inversione fai la tomografia. Prendi il tuo cubo, c'hai le tue 50 stazioni sopra, ti dividi in cubetti tutto il tuo blocco e inverti, perché a questo punto tu c'hai tanti terremoti, tante stazioni. E non c'hai, non ti servono cose, cioè hai molte più informazioni rispetto alle tre incognite. A questo punto ci metti, non solo ci metti le tre incognite, ma ci metti tutte le incognite delle velocità di ogni cubetto. E quindi ti fai n equazioni, bella matrice gigantesca, la diagonalizzi e ti trovi il modello di velocità. Perché così fa su vulcani, è spettacolare. Tomografia diagonale. Provatelo anche su Google, scrivete tomografia sismica, immagini, trovate le cose spettacolari. Approfitto, sottraendo un attimo un minuto al collega che forse vorrebbe fare una domanda, un mio interrogativo è quanto è fisicamente vero il concetto che esiste un ipocentro, nel senso, da quello che ci hai fatto vedere, diciamo, no, è uno scoperto, cioè, è qualcosa di esteso, perché c'è una perturbazione, prendo la domanda a uso dei colleghi, cioè perché la perturbazione genera da un punto? Allora, qua le risate dopo il terremoto dell'Aquila, quando la protezione civile ci costringeva a dare l'esatta latitudine e l'esatta è una, anche questo è un po' comune, cioè è una cosa che ti cascano le braccia, ma come cavolo fai a spiegargli che un 6.0 non è un punto, è un oggetto di 10 km che si muove. Quello che possiamo dire è l'innesco quando inizia la frattura, ma all'Aquila se si è frantumata 10 km di faglia, si è frantumata in 0,7 secondi, quindi cioè su un terreno forte non ha proprio senso. Sui terremoti piccoli, quindi sotto magnitudo 3, vuol dire stiamo parlando di fratturazioni profonde dell'ordine dei metri, delle decine di metri, massimo centinaia di metri, a questo punto il punto va bene. Solo dopo non ha senso. Okay, grazie, non lo devo sentire dire. C'è anche un'altra domanda? Vai, dai. No, ho messo la mia ignoranza. Ho fatto apposta divulgativa, quindi mi metto a fare equazioni. La mia tanta ignoranza. No, la cosa è, ma facendo il parallelismo delle Alpi con l'Himalaya,
penso ai tempi di questi eventi e dei movimenti. La Terra e queste placche, cioè, si sta andando verso un rilassamento di questo movimento? Non possiamo dirlo perché... Ma no, le teorie, quello che sappiamo oggi anche come speculazioni, per cui l'energia totale globale, terrestre, purtroppo, è qualcosa che ha... E la simbologia, ecco, una cosa mi sembrava. Perché nelle geologie... La domanda in realtà ha messo in evidenza una mia dimenticanza. Perché ho iniziato a dire la simbologia qualitativa, 1906. La simbologia quantitativa, per rispondere alla domanda, è del 1960-70. Cioè, Galileo, mo stiamo cominciando a misurare. Quindi fare confronti con che è successo 2000 anni fa, che cavolo c'è? Però, ma, adesso sempre dai, perché... uno sente nelle ere geologiche scorse che gli eventi che erano lunghi erano molto più caldi di quelli attuali, almeno sconvolgimenti terrestri che sono che il nostro pianeta sia giovane è vero, che la nostra Italia sia più giovane rispetto ad altri paesi è vero, quindi il processo c'è, un processo di invecchiamento del pianeta, però stiamo in un periodo, cioè dare una curva esatta di questo, siamo veramente lontani dal prevedere l'andamento, se è un andamento lineare oppure tenderà a fare sei salti o tenderà, cioè, perciò adesso stiamo in un'epoca leggermente post-galileiana in cui stiamo cominciando a misurare le informazioni GPS che avete a livello globale, non è che se le facciamo solo noi, le fanno con i giapponesi e gli americani, noi siamo bravi, siamo anzi anche superiori per alcune cose, e quelle informazioni adesso stanno uscendo, gli ultimi 20 anni dati, la rete GPS Ring di cui mi occupo più la gran parte della parte centrale, ma le stiamo montando adesso, negli ultimi anni. GPS è una tecnologia, la sapete benissimo, è adesso la tecnologia GPS, ma ora ci saranno anche gli altri satelliti, però queste informazioni sui vettori di velocità sono bellissime, sono incredibilmente belle e incredibilmente potenti a lungo termine. Aspettiamo un altro 50-100 anni che non succede. Allora, io ho visto una cartina sulla faglia, diciamo, dove si è fatta questa fattura. Quindi stai parlando di Amatrice? Sì, di Amatrice, che rispetto al grafico che ci ha fatto vedere con tutti i terremoti temporalmente spaziati, rispetto a quella cartina lì manca tutta la parte sud, cioè fino ad arrivare probabilmente alla Maiella, che era... mi pare di aver capito che era la frontiera sud di questa fattura. Non c'è niente. Non c'è niente di dati o non c'è niente? Non c'è niente. Non c'è il file, cioè la faglia arriva a Campotosto. La microsismicità dal Silente, quindi dall'Aquila Sud, dal Silente fino al Molise, è una sismicità veramente ridicola. Avezzano allora? Non c'è niente. Ma il 1900 qualcosa? Cioè se io faccio... No, io parlo di strumentale. Sì, sì. Dal 1980 in poi, lasciare il clima, non c'è niente. Solo roba scritta a penna sui... No, ma dico, però ci sono stati degli eventi. Certo, cioè, sul Mona è 1703. Dopo non c'è niente. E il Parco Nazionale è l'84, quindi quella zona è abbastanza silente, come dicono i miei colleghi. Ma la faglia sotto c'è? Ce ne sono più di una, e meno male. No, ma dico che è proprio la continuazione di quella che si è attivata. La nostra fortuna è che le faglie sono tante, che è una sfortuna. Cioè non c'è una frattura che da larga parte arriva in Maiella, addio, quello è morto. Cioè, le magnitudo sono estremamente correlate con le dimensioni delle faglie. Noi, per fortuna, tra l'Appennino Toscano-Emiliano fino al Molise, siamo al massimo che ci possiamo aspettare un 6 e 5, 6 e 6, cioè stiamo là, a 7 non ci arriviamo, forse... c'è le strutture, ecco, del vettore che non si sa bene quanto siano attive, oppure quello del Kansas non si sa bene come sono attive, o della Maiella che non si sa bene se sono attive, quindi è tutto un mondo da scoprire. Sì, perché lì hai detto che non è detto che io ci sono 5 località dove manca, chiaro, chiaro. Quindi non è di lacune, perciò non ve l'ho detto, non ci quindi la zona della Massica è staccata da questa. Sì, no, l'ultima figura è quella più recente che abbiamo, quindi si deve qua all'Aquila. Qua, se io vi faccio vedere sotto, non ci abbiamo niente, che ci metto? Ci metto l'84, è l'unica sequenza che abbiamo strumentale, e l'84 ce l'ho qua non c'è niente.
attenzione, questa sono giustamente colpa mia. Questa non è la semplicità totale, e sono solo le sequenze. Vuol dire che c'è un terremoto forte con gli eventi più forti vicino. Non c'ho me. Se ci vado a mettere questo, non ci si capisce niente. Se ci vado a mettere questo, non ci capisce niente. Perché questa è tutta la semplicità, chiamiamola di fondo, di background. Che cosa sono tutte? Esatto, è tutto una macchia. Ok? Qua si può notare vagamente questa zona qua, che è la parte dell'Africa, dove è stato il terremoto del 2009, ma è vago, molto vago. Un'altra domanda, siccome ovviamente non tutti i tipi di terreno reagiscono allo stesso modo alle sollecitazioni di un terremoto, voi fate anche uno studio, sì, un'amplificazione, certo. Sulle amplificazioni, quindi... Siccome sta un po' lunghetta, devo dire risposta, vai. Io c'ho una domanda veramente stupida, se vai un uomo comune. Credimi, le domande stupide sono più profonde, no? La penultima slide che hai fatto vedere. La scusa? Penultima slide. La penultima. Ricordi il terremoto dell'Aquila come magnitudo 6.1. Ups. La domanda è che su questo numero ci si è fatto polemica per anni. Te l'ho spiegato, perché la polemica in realtà è a 3, tra ML, MW e la magnitudo momento. Qua è stato messo 6.1 perché fanno riferimento, chi ha fatto questa figura lo conosco, fa riferimento al suo articolo, perché ha pubblicato 2-3 anni fa, hanno rifatto il calcolo, dipende dal modello di velocità e ci risiamo, e gli è venuto un po' di meno, però 6.1 c'era un'incertezza di 0.1, il 6.3 che è stato calcolato all'inizio c'era un'incertezza di 0.1, tutte e due le misure sono giuste. No, però comunque... Ferma. Questo per quanto riguarda la MW, che è la magnitudo momento. Una cosa che non vi ho detto è che la magnitudo momento è l'attuale misura che si fa sul terremoto, che è quella più buona, quella più accettabile e quella più credibile. Perché? È un calcolo abbastanza semplice, però non siamo in grado di farlo in tempi veloci. Perché la protezione civile ci chiede la magnitudo entro 30 secondi. E noi non ce la facciamo a farlo entro 30 secondi, allora gli diamo la ML, un po' di spiego che cos'è. La prima momento è quella realistica, perché? Perché il terremoto di fatto lo puoi modellare come una doppia forza, doppia coppia. Praticamente è la stessa doppia coppia che tu usi per girare il volante della tua automobile. Perché se tu apri una forza con la mano destra verso il basso e quell'altra verso la sinistra per farlo girare. Nel caso del terremoto è una doppia coppia, perché? Perché applicando la prima coppia voi fate girare, ma in realtà la faccia non gira, si sposta e quindi c'è un'altra coppia di forze ortogonale che vi impedisce di girare la ruota ma vi fa scorrere la faglia, quindi doppia coppia. In fisica 1 si calcola il momento, che è braccio, un prodotto vettoriale tra il braccio e la forza, quello è il momento. La diagonale ti dà l'energia al terremoto, quindi è un calcolo realistico eccezionale ed è un'ottima informazione. La ML, magnitudo locale, viene calcolata, e lo facciamo velocemente, perché velocemente? Perché la magnitudo locale si calcola quando arriva il terremoto, il sistema prende i valori picco picco dell'onda massima, l'ampiezza. C'è una scala, si chiama la Landerson, c'è una scala di magnitudo locale che funziona in California, la utilizziamo pure noi, e calcoliamo la ML, la magnitudo locale. La ML di Landerson ti dice che se tu hai un picco picco di un millimetro con quel tipo di sensore a distanza di 100 km, un millimetro mi sembra venire la magnitudo 1, una cosa del genere. C'è proprio una definizione molto semplice. Però qual è il problema della ML? Il problema grosso dell'ML è sui terremoti forti. Perché? Perché le nostre stazioni sul punto saturano. Quindi il sistema, per calcolarsi la ML, deve aspettare di trovare una stazione sismica che non satura per poter calcolare la ML. Per esempio,
dai sui 150 km di distanza, si è calcolato il meteo, un disastro. Perché tu c'hai tutto l'effetto di propagazione che va a farsi friggere. Ne fai anche una media, ma comunque sottostimi. Quello che succede è che per magnitudo violente, sopra 5, la NL sottostima. E infatti ecco perché è uscito 5.9. Ed è rimasto 5.9, se ti fai conto, ti viene 5.9. All'inizio fu dichiarato superiore a 6. Furono gli americani che diedero un 6.7 come magnitudo momento. Ma è chiaro che gli americani hanno le stazioni globali, in Italia ce ne diamo solo una, è chiaro che il loro conto è grosso. Anche sulla matrice hanno sparato un 6.3. Però il conto giusto abbiamo fatto noi, è 6.7. Stranamente, ci sono i motivi, anche la ML ci viene 6.0. Secondo me qualcuno non sa la significa. Non voglio stare la didastica un po'. Vista l'esperienza dell'Aquila. La mia stereo immediatamente pochi minuti dopo dava 5.5 nel creatino. No, in realtà di peggio, 6.7, 6.7 nocce. 5.5. No, io la prima notizia 6.7 nocce con SGS. Quando io gioco, cioè, le mie informazioni vedo che ci sono molto spaventato, però non ci credevo perché io sto all'Aquila, per sentire, cioè non poteva essere 0.7, assolutamente. Aspetta, la domanda poi dopo, cioè, già me l'avevo dimenticato, che è lunga questa cosa. Esistono possibilità, cioè, per esempio questi picchi nella produzione di radon, hanno una valenza scientifica prima del terremoto? Allora. Il radon nel 1964 ci fu un evento in Russia in cui c'è stata un'eclatante correlazione tra emissione radon prima, durante e dopo quell'evento forte, e fu etichettato come un bel precursore sismico. Stiamo parlando degli anni 60. Sia americani che giapponesi, ma anche qualche italiano, ha cominciato a lavorarci e ci si è arrivati alla conclusione che, ecco perché Galileo, stiamo a livello galileiano, quella misura non è ripetibile. Cosa vuol dire? Vuol dire che il radon comunque è un ottimo indicatore geofisico, cioè è un gas importantissimo, ma non può essere etichettato come precursore sismico, perché se una volta lo vedi, volta non lo vedi, 5 volte non lo vedi, e poi lo vedi dopo, e poi lo vedi prima, non ci si capisce di nulla, e quindi è inutile dare allarmi inutili quando non hai più pallida idea di quello che stai vedendo. Sottolineo il fatto che pochi lo sanno, che misurato, credete, non è facile, il radon è allucinante, misurato è difficilissimo, e al momento in cui sei bravo a misurarlo, quello che esce fuori ha talmente tante variabili che non ci capisce assolutamente nulla. Se lo correggi con gli atterraggi dei voli dell'Alitalia all'aeroporto di Milano, fai delle cose bellissime, fai delle correzioni stupende. Quindi da un lato non va demonizzato, perché è un ottimo, cioè il radon è un gas ed è un atomo gigantesco, un gas, viene dal profondo, la CO2 è un gas carrier, cioè te lo porta su, ed è interessante studiarlo, ma non c'è, certamente non credo. Lei ha parlato degli altopiani appennici, sì. Tipo l'altopiano di Campo Imperatore, posso aggiungere quello di 5 miglia? Certo, tutti i trapezzi, bellissimi, cioè se poi fai una sezione, vada, se c'è la di topografia, bellissimi, tutti i trapezzi. Sì, che indicano, questi altopiani, indicano l'abbassamento del, certo, del terreno. No, indicano che ci stiamo in separazione, cioè le punte stanno separando e quindi c'è il ribassamento di quello che sta dentro. Si ribassa. Sì, gli effetti sulla costa. Le coste stanno in placca, cioè stanno la faglia, cioè la mattonella, i confini delle mattonelle tra l'Adriatico e il Tirreno sta dove stanno le montagne. Sì. Quindi le coste stanno sulla placca, sulla mattonella. Intraplacca si dice. Si alzano o si abbassano? Niente non succede, c'è un leggero contraccolpo, in genere che se tu abbassi qualcosa tende un po' ad alzarsi, cioè quando tu butti un sasso sulla sabbia e togli il sasso c'è l'effetto cratere,
per schematizzare, c'è un abbassamento dove butti il sasso, però c'è un innalzamento sui lati, succede quello, però in realtà succede molto ravvicinato, non è, sulle coste secondo me non si vede niente, non è stato, nessuno mai visto nulla. E comunque non abbiamo innalzamenti o abbassamenti legati a lungo termine, legati al movimento delle bacche, non mi risulta che ci siano anomalie di questo tipo. Vado sulla domanda sua che... No, io ho soltanto una domanda proprio di filosofia, nel senso che da fisico, vista la complessità di un sistema che ha tantissime variabili, pochissime delle quali si riescono a tenere sotto controllo, a meno che uno non metta un numero di sensori, cioè come da fisico, come studiare deterministicamente il comportamento di un gas, no? Uno usa la meccanica statistica. Domanda a, cioè poi è facile per un gas, è facile perché tu blocchi la temperatura, blocchi la pressione, no, blocchi il volume e ce la fai qua, sì, nel momento in cui fai la tomografia, chi ti dice che fra 10 anni non ti sia cambiata addirittura la velocità, ti sia cambiata la velocità e quindi ti cambia un danno, no, anche il tempo che è a tuo sfavore. Pensando a questa premessa, la domanda che faccio al geofisico, siccome ha citato il paradigma, no, della qualitativa, poi misurazione, certo, carriera, un Newton, la teorizzazione, bla bla bla, un geofisico si aspetta che in un futuro remoto sia possibile prevedere. Certo, certo. Sono convinto che lo faremo, ma non domani. No, io parlo del futuro remoto. Sì, lo so, io sono convinto. E segnalo, io ho detto adesso qua. Io ho 52 anni, quanti anni c'hai? 5 di meno. Secondo me forse ce la faremo. Forse non so i tempi di vita media che ci saranno tra qualche anno, perché non è che possiamo dire che noi vivremo l'età media adesso, ma probabilmente vivremo un po' di più, lo spero, rispetto a... Quindi probabilmente noi vivremo, quando saremo piuttosto vecchi, forse saremo in un punto in cui... No, a dire a che forse non ci arriveremo, però... L'andicchia prima, forse sì. Ok, sì, sì. Poi siamo lontani, siamo venuti alla preistoria, cioè il paragone con la fisica, cioè quella da statua che conosciamo noi, è tosta. Amplificazione, ogni volta, battona. Allora, amplificazioni, cioè il fatto che la geologia è molto tormentata, quando tu registri un terremoto su un punto, potresti registrare cose completamente diverse da un terremoto. E io vi faccio un esempio di quello che capitava a me personalmente. Vediamo se riesco a trovare le slides. Ma queste le fa vedere nelle scuole? Sì, no? Sì. Un modo per tranquillizzare, certo, le ragazzine. Che sta Noccia, c'è il buttatore che sta farei capire il terremoto dove sta rispetto, allora la vedete? La stella sta più o meno, sta qua, ok? Questo è il terremoto dell'Umbria, Marche del 97. Non mi serve più. Adesso, che cosa vedete qua? Vedete le città e vedete tre triangolini. Io quando stavo alla fisica gestivo questa rete regionale che continuo a gestire, e c'avevo all'epoca tre stazioni sismiche, una a Capodosto, una a San Giuliano, che è praticamente l'Aquila, è il convento di San Giuliano, se qualcuno lo conosce sta vicino. Avete visto quelle enormi viadotto della strada che praticamente costeggia l'Aquila? Praticamente è un convento che sta a ridosso di quelle montagne vicino al viadotto. Si vede, se voi fate il viadotto e vi affacciate sulla destra, vedete un convento appollaiato sul fianco della montagna, molto bello. Quindi su Noccia. Io ho particolareggiato questa cosa per farvi capire che stiamo appollaiati sul fianco della montagna, quindi Roccia, Campodosto, Roccia, sto sulla diga, sotto la diga di Campodosto.
massi, roccia. Arriva il terremoto. Non sono allineate, non vi preoccupate, è solo didattico. Sopra Campo d'Osto, San Giuliano, quindi L'Aquila, Ortuna di Massi. Tutto stupendo, bellissimo, perché spieghi ai ragazzi che l'onda P si vede, la differenza tra onda P e onda S, vedete, questa è l'onda P, l'onda S a Ortuna sta qua, l'onda S all'Aquila sta qua, l'onda S a Campo d'Osto sta là. Vedete che si allarga, cioè la differenza tra P e S, man mano che ci si allontana, si allarga, giustamente, la P va più veloce. Altra cosa che poi fanno dai ragazzi, in cui l'onda P a Campo d'Osto e all'Aquila saturano ma pochissimo, a Ortuna di Massi non satura nulla, satura solo la S, ma la S satura solo in alcuni punti, mentre qui a Campo d'Osto che stiamo vicini, vedete la S come satura per tanti secondi. Secondi, per farvi un'idea, ogni tacca sono 10 secondi, 10, 20, 30, 40, 50, 60, quindi vedete il segnale è duraturo ed è ricco. Adesso, tolgo la stazione San Giuliano e al posto della stazione San Giuliano ci metto la stazione sismica di Aquilparco, quella che vi ho detto che stava dentro la galleria, quella che è sotto il centro storico dell'Aquila. Qua non c'è il triangolo rosso, perché? Perché mi si va a sovrapporre la stazione San Giuliano, cioè la distanza San Giuliano centro storico dell'Aquila è di 2 km, 2,8 km, quindi non l'ho messo per non sporcare il campo, avrei confuso le lettere, cioè non si capiva Sange e Sange, la stazione a QPK mi si sporcava e quindi era brutto, cioè andava a sporcare un grafico, quindi lo dico a voce. Quindi questo è il grafico in cui c'ho San Giuliano, adesso tolgo questa forma d'onda e ci metto la forma d'onda di una stazione che stava lì vicino, quindi a occhio e croce non devo che il terremoto sta là, il terremoto ce l'abbiamo a 100 km di distanza, un po' di meno, ma non deve succedere niente, no? Qua non si dice niente, tutta la P, anche la P è stata, non riesco a capire quando arriva la S. È tutto salvo. Questo successe già nel 96 e nel 97 era la conferma. All'inizio pensavo fosse stato rotto, cioè non posso scontarlo, perché se tu è un oscillatore, se tu non gli dai lo smorzamento, quello continua ballare, gli smogati vengono sciuntati, cioè c'è una resistenza in cui tu gli fai uno smorzamento forzato in maniera da evitare che vada in risonanza. E la prima, quando ti insegna, dico, porca miseria, mi si è rotto il circuito di sciuntaggio, oppure la ditta che mi ha venduto il sensore non mi ha detto che dovevo, che in genere te lo danno già calibrato, alcuni te lo dicono, lo devi fare tu, e là andai in crisi, perché porca miseria, ho sbagliato qualcosa. Non dobbiamo niente. Ed è uscito un articolo sulla pubblicazione sismica nel centro storico dell'Aquila. Ah, per farvi capire cos'è la pubblicazione. È nata qua la prima idea che ci fossero amplificazioni. Questo è il terremoto, questo viene chiamato impropriamente il terremoto di Città del Messico. Perché impropriamente? Del 1985, perché il terremoto non c'è stato a Città del Messico, c'è stato qua. La distanza da qua a qua sono 350 km. È come dire che il terremoto sta in Basilicata e lo chiamiamo il terremoto dell'Aquila, c'entra niente. Viene chiamato il terremoto di Città del Messico del 1985. Il terremoto in realtà sta ad Acapulco. Città del Messico, tutte le strutture. È inutile che faccio vedere pure. Quindi un terremoto importante, ma a 350 km di distanza, ha distrutto tutti gli edifici dal sesto al verdesimo piano. Tutti case coloniali dell'Ottocento, del Settecento, giustamente. Cioè, 350 km, che vuoi che succede? Niente, queste qua non ci sono niente. Come non è successo niente, è gatto civile. Perché? Ah, non c'è qua, perché questa è. Perché? Perché quando l'onda sismica, la Città del Messico è costruita su una vecchia palude. Quando l'onda sismica, anche se è un'onda sismica lontana e quindi ha perso tutta l'energia, si è attenuata, quando entrerà in quel bacino,
l'onda sismica comincia a viaggiare dentro il bacino, si fa intrappolare, è ottica, è uguale all'ottica, ha cominciato a viaggiare dentro il bacino e è andata in risonanza, è come l'altalena. Se voi volete far giocare i vostri figli per fargli fare delle ampiezze molto alte all'altalena, non serve che lo pigliate e lo sbattete con violenza, non ha senso, basta fare un piccolo colpo in fase, nel momento giusto, perché con un piccolo colpo è 1, 2, 3, voi raggiungete le ampiezze mostruose, con uno sforzo minimo. La stessa cosa succede in questo caso. Le onde arrivano, vengono intrappolate nel bacino, queste vanno avanti e indietro, vanno in fase e si amplificano. Si amplificano a frequenze, legate chiaramente alla geometria, alle velocità di sedimento, sono tante le informazioni, in questo caso l'onda amplificata aveva un'amplificazione di un fattore 50 ed erano frequenze identiche alle frequenze naturali di quegli edifici e li ha sbattuti per terra. La stessa cosa è successa all'Aquila. L'Aquila, c'è un'amplificazione, l'ho pubblicata nel 2005 l'articolo, c'è un'amplificazione a frequenze che vanno da 0,5 a 1 Hz di un fattore 10. Allora, c'è il Messico 50, l'Aquila 10. Storicamente ogni volta che c'era un terremoto, me lo ricordo, ogni volta che c'era un terremoto tipo a Montereale, ai vigili del fuoco, indovina chi era la prima telefonata che ricevevano i vigili del fuoco? Gli aquilani che abitavano in centro storico. Là, c'è stato un terremoto, no, il terremoto è stato a Montereale. Se vi andate a vedere un video che ho fatto con un grillo, l'Aquila si poteva salvare, io con questa storia ci ho messo 13 anni di anzianità, perché mi hanno censurato, io lavoravo al Servizio Sismico Nazionale, e non accettavo il fatto che io ho pubblicato un risultato scientifico, una rivista, gli ho dato fastidio e mi hanno censurato. Io ho avuto mobbing dal 99 fino al 2004, e poi non avete visto come sono andato in CV, perdendo 13 anni di anzianità. Io ho 52 anni, sono terzo livello, cercato per, diciamo, di base, con 3 anni di anzianità. Andrei a vedere il video. Quindi alla luce di questo voi fate anche... Non io, le fanno i miei colleghi queste cose. Facciamo misure che andrebbero fatte subito, sono facili da fare, in realtà non le fanno. Anche a livello di prevenzione? Perché... Certo, le fanno sempre dopo, perché fa spettacolo, no? Scoprire che c'era una modificazione, andrebbe fatto prima, andrebbero fatte. Vabbè, questa è una cosa più complicata.